Davide, Davide, vedi, Davide. Questo c'ha pure un bel nome, eh. Hai capito? Sì, qui si parte bene. E dai a me, dai a me, che mi è bello. Guardatelo, guardone. Daniel. Sono tutti i giorni. Guardatelo a Daniel, che bel giovanottone, che bel giovanottone. Bel giovanotto, che gli vuoi dire? Niente, guardatelo a Daniel, che bel giovanottone, che bel giovanottone. Ma che vuoi dire? Ma sì, lo guardo bene, c'è una faccia tanto. Da consulente, no, da coordinatore, da cooperante, anche da costruttore, come no? Da contadino, sì, da comprimario. Finito. Da che? Da coccolone, dai a me, dai a me, che ti bello, dai a me. Sì, io alla sta bella signora, signorina, come ti chiami, scusa? Simona, mi fate un applauso, Simona, io vorrei dire, fate gli applausi, non fate niente. Maestro, Simona, con suo capello rosso, a me mi stimola lo suo capello. Sentiamo. Trattami bene, Simona, perché è venuta che la rispetta, ancora se ti togli il caso. L'orecchio qui a Simona, gli famo del caro, gli famo tutto il caro. Si è fatta sto capello rosso, mi sa che aspetta il toro. Dai a me, dai a me, che è bello. Dai a me, dai a me, che è bello. Io invece il prossimo stornello lo voglio dedicare a questa bellissima ragazza. Ciao, come ti chiami? Elena, ti puoi alzare in piedi, Elena? Dai, Elena, mica sei sulla che elicottero. Non possiamo continuare a aspettare. Un applauso a Elena. Guardate che fiore di ragazza. Sì. Pensate che quando io ho visto Elena, mi sono sentito... No, rimani in piedi, rimani in piedi, Elena. Mi sono sentito in imbarazzo. Sì. Guarda, no, sei però, bellissima, Elena. No, Elena, non fa così, dai, alzati. Adesso alzata, Elena, un po'. No, rimani in piedi, Elena, guarda, vicino a noi. Guardate tutti, Elena, io mi sento in imbarazzo. Mi sento in imbarazzo. Guardate tutti, Elena, io mi sento in imbarazzo. Mi sento in imbarazzo. L'abbiamo capito tutti, che a te ti piace il cacio, il formaggio, maliziosi. Oh, Elena, ti piace il cacio? Ci metti il cacio sui maccheroni? Il formacello, Elena, è arrivato a Terminillo. Elena, ce lo metti il cacio sui maccheroni? Formaggio. Allora, mi hanno detto che sei ingorda di cacio, che ogni giorno, oh, si fa certi bocconi. Ma non mi dici. Si fanno i bocconi, sì. No, aspetta un attimo, Elena, chiariamo sta situazione. Io adesso voglio sapere dov'è che tutti i giorni ne fai sti bocconi. Perché vuoi sapere dove Elena si fa i bocconi? Perché ogni giorno mi faccio certi bocconi più piccoli. Grazie, Elena. Grazie, Elena. Grazie, Elena. Allora, eccolo qua, eccolo, poi dove era andata questa, mi hanno detto. Ecco, quanto è carino, come si chiama? Sono tranquilla, mica sono dell'Equitalia. Come ti chiami? Otto. Giuliano. Guardatelo a Giuliano, De Viagra è ben fornito. De Viagra è ben fornito. Guardatelo a Giuliano, De Viagra è ben fornito. De Viagra è ben fornito. Maestro, io dovrei andare da ste parti, purtroppo. Siccome qui è pieno di gente che dico io, faccio un nodo sonoro sulla gamba. Eccolo qua. Come ti chiami? Simone, vado un applauso a Simone. Senti, Simone, da quando è che stai così? Da una vita. C'è nato, gli hanno visto prima la testa. Fatemi il coro, eh? Il povero pilato è nato sfortunato. È nato sfortunato. Voglia la voce. Il povero pilato è nato sfortunato. È nato sfortunato. Ma che vuoi dire? Pochi capelli in testa, ma il culo c'è una foresta. Dai a me, aria, dice che mi è bene. Dai a me, aria, dice che mi è bene.
E allora, come desiderio di chi ce l'ha indicato, la stornella questa bellissima ragazza. Ciao! Bella come un fiore! Come ti chiami? Marta, ti posso dire che sei bella come un fiore? Veramente, anche di più. Pensa che l'altro giorno, Marta, sono andato a Genzano, che è una località vicino a Roma dove fanno il pane buono. Mi sono comprato una pagnotta di pane, me la sono mangiata tutta in ricordo di questo sapore tradizionale. Te dedico lo stanello a te che sei bella come un fiore. Ecco. Te canto sto stornello, me mangio una pagnotta, me mangio una pagnotta. Te canto sto stornello e me mangio una pagnotta, me mangio una pagnotta. Lo dedico a Marta, che è una gran mimosa. Lei è una gran mimosa, un fiore proprio. La portiamo con noi a Marta. Questo ragazzo qua, guarda che bello, maestro. Ecco, come ti chiami? Come ti chiamano l'altri? Per fa parte tanto che devo tornare a Roma. Giulio! Io pensavo che si chiamava Padre Cionfoli. E guarda! Ma scatelo a Giulio, Ciarpizzo tanto bello! Ciarpizzo tanto bello! Guarda, maestro, curato nei dettagli! Guardatelo a Giulio, Ciarpizzo tanto bello! Ciarpizzo tanto bello! L'ombrello, oggi è uscito da casa, c'era il sole e ha calato l'ombrello. No, oggi c'era il sole e gli è calato l'uccello. Aia me, aria che me. Aia me, aria che me. Vado io, maestro. Vai, maestro, io che faccio a ballare. Non è stato caso. Antonello. Sentiamo, sentiamo. Ti canto sto stornello, di questo so sicuro, di questo so sicuro. Ti canto sto stornello, di questo so sicuro, di questo so sicuro. L'avevo vista tutti che c'hai un gran bel cuore, un gran bel cuore, sì sì, veramente un gran bel cuore. Aia me, aia me, aia me, aia me, aia me, aia me. Intelligente, sta avanti a tutti, perché sapeva che arrivava la terza pelle africana, potersi fuori alla quarta, ha pensato di metterla all'ombra, così mi si secca, lo tira fuori per cambio di stagione, fresco come la rosa. Renato, guarda che questa cintura nera, sta attenta, eh? Sì, dei cannelloni, no, dai. Delle cucine. Guardate da Renato, a chi non ci si crede, a chi non ci si crede. Il prossimo stornello lo dedichiamo a questa bellissima donna che io ho un dubbio, che ne so, con tutto sto capello arricciato, eccola qua, buonasera. Come ti chiami? Valeria, io ho un dubbio su Valeria, te lo posso esternare? Assolutamente sì. Guardate tutti Valeria, la rima me si impiccia, la rima me si impiccia. Questo capello arricciato, eh? Ambiti c'è Valeria, la rima me si impiccia, la rima me si impiccia. Oh. Chissà se pure sotto è tutta quanta riccia. Aia me, aia me, aia me, aia me, aia me. Questo io prendo sto ragazzo al volo qua che ce l'ho portata di mano. E vai. Come ti chiami? Marco. Ah, è pure un bugiardo. Perché? Marco, se ne andate non ritorno. Diceva così anche io. Allora maestro, guarda Marco che belli occhiali, alla moda che porta. Mi sembra un prete. Don Marco. Guardatelo a Marco, che bordino. Vabbè, tanto faccio pure loro. Guardatelo a Marco, pare un seminarista, pare un seminarista. Guardatelo a Marco, pare un seminarista, pare un seminarista.
Antonella, mi fate un applauso, bello applauso, eccola qua. Lo vedi Antonella, che seno prorompente. Lo vedi Antonella, che seno prorompente. Al mare non si affoga perché c'è salva gente. Aria, dice che è più bella. Aria, dice che è più bella. Io invece voglio dire uno strumento a questo giovanotto qua. Buonasera, come ti chiami? Evio. Evio, c'è anche tua moglie? Eccola qua. La moglie di Evio è una grande fotografa. Sì. Sì. E lui è un artista. Adesso vi dico perché. Evio, ti canto sto stornello a te che stai seduto. Ti dedico sto stornello a te che stai seduto. Gli amici mi hanno detto che sei un gran corniciaio. Tu sto qui che fa certo cornici da paura proprio. Ma chi è la tua moglie? È lei tua moglie? No. Non c'hai moglie? Non c'hai moglie? Allora, io voglio dire un stornello al nonno. Donatella. Bella Donatella, eccola qua, eccoti qua. Mi hanno detto che Donatella è una donna molto devota alla religione. Sì. Lei tutte le domeniche va a messa, ogni giorno dice il rosario. Ma pensa di quella appa! Ascolta, ma lo sai che pure io tutti i giorni vado al rosario? Guardate Donatella, lei è una gran cristiana. Ambedi Donatella, lei è una gran cristiana. Se fosse devota a Buddha, sarebbe una gran buddana. Guarda Donatella, non c'è niente di strano perché io sono un grande devoto di Buddha. Mi definisco un gran buddano. Sì. Stefania, anche tu sei una gran buddana? Sì, magari. Vai Daniele. Maestro, guarda, sono qua io, da Federica e Silvia. Sono 8 anni che sono fidanzato. Voglio fare uno stornello alla luce. Dedicato a Silvia. Che canto sto stornello, lo canto a tutte l'ore, lo canto a tutte l'ore. Canto sto stornello, lo canto a tutte l'ore, lo canto a tutte l'ore. Dice lui, lo dedico a Silvia che gli hai rubato il cuore. Dai a me, uno stornello romantico, vai se mangia. Allora maestro, rimaniamo qua, guarda. No, come si chiama quello che ci ha portato da mangiare? Sta arrivando, la sabbia comoda. Come ti chiami? Alessandro. Però a me c'è qualcosa che non mi quadra in Alessandro. Non ti quadra? No. Sentiamo che cos'è che non ti convince di Alessandro. Guardatelo Alessandro, non mi convince mica. Perché non ti convince mica? Io sono sicura che va matto
non si dicono queste cose in pubblico? Cosa dici? Fai ridere tutti, non mi convince mica, va matto per la fi. Sono cose intime che riguardano noi maschietti. Vergognati! A fine fa tutta sta dividera qua. Beh. Allora, a parte il fatto che è una cosa bella da condividere con questo meraviglioso pubblico. Sì. E poi lo posso dire solo io, signori, che tutti i giorni la tiro fuori e la do. La dai? A tutti. A tutti. Scusa, la dai anche a Renato. Renato, alza la mano. Renato, alza la mano. Renato, tanto che si alza solo quella, non è che... Ma cosa penseranno che la dai a tutti? Che faccio bene! Ma guarda questa, oh. La faccia di Eugenie. Sì. Ma te fa pure pagare. E vedi un po' che la do gratis. Senti, a Daniel quanto gli metti? A Daniel? Io gli la darei gratis, ti avrei bel fusto. No, sei strunzo forte, sì. A Daniel gli la danno. E certo che gli la do a Daniel, mica sono scemo. Vabbè, però... maestro. Senti, a lui la dai, a lui? A lui sì, abbiamo incontrato al bar. Ho capito, che devo fare? Perché abbiamo incontrato al bar, che ce devo fare io? Però no, maestro, mi potrebbe essere utile, lo sai? Perché? Perché se io... Come? Federico, vabbè, andiamo da Federico. Decidiamo loro a chi la devo dare. Scusa, perché ti potrebbe essere utile? Perché io passo prima da Federico, mi ci faccio da una bella spolverata. Sì. Poi passo da st'amico, io ci faccio da una bella incerata. Viene l'autolavaggio qua, io capito? Rimango senza parole. Scusa, Daniela, gliela do gratis, scusate, mica sono scema. E poi... Sì, io rimango senza parole. Invece fa tutti questi chilometri per rimanere senza parole. Ti ricordo che stamattina tu l'hai presa e spingevi talmente tanto che i momenti mi rompevi. Scusa, ma dannato quello là della figa, dannato. Ma ne sai, però, ma cosa fa così? Ce l'ha qua, da là tutti ne vanno. Che ne so. Scrive, le sai, chi ha la porta solo? Può darsi che piacciono altre cose. Io mi sto letteralmente vergognando. Mo te faccio vergogna io per Benino. Alessandro, avanti. Tutta, spingi, fai vedere come si fa. Qui, davanti a tutti, a spingi. Che devo andare al bagno? Scusa, ma che cos'è? È la fisarmonica. Ah, ma matto per la fisarmonica. Dove sapete? Che questa fisarmonica è della cantante e lei quando la dà, se fa pagare, se fa l'affitto, capito Daniel? Ma che quell'altra cosa, mica. Abbiamo capito un'altra cosa, hai però. Hai capito bene? Non sta bene questo mese che è stato. Vado io, maestro? Posso io, maestro? Vado da sta signora, guarda. Come si chiama? Come si chiama sta signora? Francesca, fate l'applauso a Francesca per il tavolo. Ma no, 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 no. Ho detto di no. Perché? Non è Francesca. Maestro, Francesca è una bellissima donna, ma mi pare un po' strana. Sentiamo per questa donna. Lo vedi che Francesca mi pare tanto strana, mi pare tanto strana. Lo vedi che Francesca mi pare tanto strana, mi pare tanto strana. Ma sì, la guardo bene, mi pare una gran puritana. Ma donna moralmente corretta di sani principi morali. È una donna di chiesa. E io quello vogliamo. Buonasera, buonasera. Buonasera signora, come si chiama? Maria, ma che c'è? Suo marito qua? Non c'è? Lei sua moglie? Qual è la sua moglie? Ma prendi in giro Maria, eh? Come ti chiami te? Come ti chiami? Gino, bravo Gino. Allora, siete nonni Maria? Avete nipoti, siete nonni? Anche spinnonni, ha detto. Allora, caro Maria e caro Gino, questo stornello è dedicato alle colonne portanti della nostra società. I nonni, via i nonni, i nonni, i cervelli del procurato. Con la loro piccola pensione sono sempre pronti a sostenere i figli quando rimangono senza lavoro, ad accudire i nipoti per permettere ai figli di lavorare. Quindi caro nonno Gino e nonna Maria, le sue sorelle è tutto per voi. Io non lo chiedo di più. Io non ho capito da lei, non lo
perché... Allora, prendo un giro. A me non lo giro per fare una cosa nuova, per fare una cosa nuova. Guardate non lo giro per fare una cosa nuova, per fare una cosa nuova. Ha detto che con nonno stanotte c'ho in prova. Sai che non è molto convinta, eh? Ma vedi, quanti anni sono di matrimonio? Quanti anni sono che siete sposati? È meglio non lo dici. 50? No, non ci credo. 70? La vita! Facciamo un applauso! Questa coppia veramente è un tributo d'amore, eh? Mi piace più mettermi qui e sentire la vostra vita. Alla mattina! Sì. Perché hanno 90-92 anni, sì. Quindi super applauso. Però io Maria sto qua. No, io la domanda io però ma avuto. Ma dopo 70 anni di matrimonio, la mattina non ci metti al crisantemo! Non è molto convinta la Maria! Era qui c'è sta mamma, non è tanto convinta! Non è tanto convinta! Io sono tutto grosso, lo stesso problema mio, sono tutto grosso. Maestro, io a sto punto vorrei farò sorridere pure criticare tutte queste persone che stanno mangiando. Scusate, vi fate un applauso tutti quanti per sta festa. Viva Vigne! Questa è tutta per voi, guarda, venite qua così vengono tutti, guarda, venite qua così, guarda. Da sta parte. Mi canto sto stornello e lo canta botta botta. Lo canto botta botta. Che carino, mi piace. È per tutti. Mi canto sto stornello e lo canta botta botta. Lo canta botta botta. Così fate la conta che è più figlio di un'amica. Botta botta figlio di una, che volevi dire? No. Figlio di un'amica mia. Dai a me, aria, dice che ti è bene. Il prossimo torneo diamo qui al Principe Azzurro, eccolo qua. Sì, però si è magnato lui al Principe Azzurro. Come si chiama sto ragazzo? Lui è il fratello sì. Disgraziato di Harry Potter. Giorgio. Si chiama Giorgio? Elio si chiama Giorgio? Secondo me no, perché ci ha pensato un po', però vabbè. Ma dimmi Teo, questo lavoro ti sembra pure strano che ci sono arrivato, da 10 anni. Guardate sto ragazzo. No, come ti chiami? Guardate sto ragazzo, gli canto di buon occhio, gli canto di buon occhio. Guardate tutti Giorgio, gli canto di buon occhio, gli canto di buon occhio. L'amiche mi hanno detto che sei un gran filosofo. Un gran filosofo, lui, uomo di grande cultura. Dai a me, aria di che è bene. Dai a me, aria di che è bene. Allora, come tu pensai, maestro? Io il meglio me lo conservo sempre sul finale. Ma lei si è fatto quello o quell'altro? No, l'ha fatto lui, guarda. Quello non l'ha fatto. Guarda, no, guarda. Sì, trattamelo bene che sto ragazzo l'abbiamo incontrato al bar. Appunto cosa ho ottenuto sul finale questo. Come ti chiami? Si chiama Stefano, ma che sei Roma? Si sente da Stefano. Allora, maestro, dobbiamo fare un doppio, triplo, quadruplo applauso a Stefano. Io capisco che lui è
alfa. Lui è un uomo alfa. Alfa, sai significa? E quando che c'ha una grande personalità. Lui è carismatico. E infatti lui ci dà un sacco di informazioni. Per esempio, domani, che tempo fa? Domani c'è il sole. C'è il sole. Senti, il traffico. Traffico sull'autostrada. Senti, ma che ci sta un po' di umidità? Pure che se te sta zitto mi fa capire quello che dice il maestro. Ma c'è anche un po' di umidità, un po' di rugiada? No, è asciutto come il culo del bambino. In realtà Stefano, lui è molto intelligente, c'ha un grande cervello. C'ha pure i rallentatori di velocità, Allora, io adesso ho bisogno di voi pubblico, quindi facciamo una prova, ripetete con me. Se lo fate non mi rimuovo niente. Guardatelo a Stefano. Lui c'ha un grande cervello. Lui c'ha un grande cervello. Dai, ha capito, avevo capito, tirate fuori pure la grinta. Guardatelo a Stefano. Lui c'ha un grande cervello. Lui c'ha un grande cervello. C'ha grosso solo quello. Però devo dire, donne, ha risolto alla radice che è il problema del capello. Dai a me, io dice che è bello. Dai a me, io dice che è bello. Grazie Stefano. Daniele, vieni qui perché c'è una ragazza che secondo me è degna di uno stornello. Guarda che bella ragazza, guarda, eccola qua. Lei è degna di uno stornello. Sì, devi forzare i piedi. Sì. Maestro, questa qua non è degna. Vieni. È degna, molto degna. È una bella degna. Te canto il tuo sornello, di certo tu sei degna. Di certo tu sei degna. Oh, è degna, Mazzo quanto è degna. Te canto il tuo sornello, di certo tu sei degna. Di certo tu sei degna. L'avevo vista tutti, che sei una gran bella figlia. Si è sentita una F con degna che rima volevi fa? È che c'ho la F un po' moscia, sì. Voi ricordate, no? Mica c'è solo quella moscia. Questa porta ieri. La bella figlia, dai a me, aria oggi che vi è bella. Dai a me, aria oggi che vi è bella. Andiamo nel finale di questa carriera di stornelli? Vai! Buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Vira? Vira, è un lucchetto, Vira. No, si è scordata la E a casa, è il Vira. Vira, ti può alzare un attimo i piedi, Vira. Alzarti i piedi. No, questa te dà una pizza di sparpaglia, io te lo dico. Ammazza, guarda. Ho detto che era arta. Allora, Vira, guardate che bella ragazza, un tributo di femminilità. Vira, sei bellissima. Però c'è qualcosa che non mi convince in lei. Non so, guarda, il colore chiaro dei capelli e le sopracciglia scure. Ma che c'è? La risonanza magnetica invece degli occhi. Guardate tutti, Vira, per noi non è sincera. Per noi non è sincera. Guardate tutti, Vira, per noi non è sincera. Per noi non è sincera. Te sopra è tutta bionda, ma sotto è tutta nera. Dai, e questa era una carriera di stornelli.